Ciao ragazze, bentornate sul canale. Allora, oggi video di alcune novità beauty e make-up che ho acquistato ultimamente. Alcune già da un bel po' di tempo, però volevo un po' raggrupparvi tutto in un unico video. Allora, parto dalle più vecchie, diciamo, dalle meno recenti. Sono dei prodotti che ho acquistato all'Lidl, sempre della Sien, di questa edizione limitata che appunto si chiamava un Tropical Summer, una roba del genere, appunto estiva. C'erano molti prodotti, però sinceramente non mi ispiravano molto a livello di inci, quindi ho lasciato perdere anche perché in realtà non mi servissero, non mi servivano. E mi sono buttata su questi due prodotti. Questa è una, in realtà è un shaving gel, è una schiuma da barba, credo, però io è un gel depilatorio. Lo utilizzo appunto per le gambe, perché comunque dal ginocchio in giù io utilizzo il rasoio, perché comunque durante l'estate io uso sempre gonne, pantaloncini e quindi ho sempre le gambe scoperte, e aspettare che i peli ricrescano per andare a fare la ceretta mi scoccia un po'. Quindi comunque do di rasoio e l'ho voluta prendere così per provarla sulle gambe, perché comunque mi sembrava interessante. Ancora non l'ho, io utilizzo di solito quella, la schiuma della Gillette, quella appunto da donna, però ho detto ma sì, proviamola, male che vada, avrò gettato forse 1,80 euro, 1,90 euro, una roba del genere. Della stessa linea appunto questo spray per i piedi, spray fresco per i piedi, che ahimè aveva l'erogatore, non funzionava, era praticamente rotto già in partenza, quindi ho applicato sopra questo tappino di un vecchio profumo e riesco più o meno ad utilizzarlo. Non è proprio facilissimo, però cercherò comunque, lo sto utilizzando già e mi piace appunto questo spray bello fresco per i piedi. Tra l'altro è il secondo prodotto che non mi funziona il packaging, nel senso che, se ricordate, avevo comprato sempre da Lidl della Sien l'olio quello anticellulite e non mi funziona l'erogatore, quindi sono veramente una sfigata in fatto di packaging dell'Lidl. Quindi quell'olio in realtà dovrei travasarlo, perché è veramente poi molto scomodo versarlo un po', diciamo, direttamente sulla mano, perché essendo un olio un po' è complicato, si combinano pasticci. Quindi secondo prodotto che non mi funziona il pack, chissà perché, sempre a me. Poi avevo fatto un giro quando ho acquistato queste t-shirt che vi ho fatto vedere nel video precedente da OVS, e ho preso due basi per le unghie, perché ultimamente mi sto trascurando un po', devo essere sincera. Vedete, ce le ho un po' disastrate, la vita da casalinga disperata. E niente, ho voluto prendere, anche perché comunque le avevo terminate, due basi. Una di Essence, la Soft Power Repair, che è quella che sto utilizzando, l'ho già utilizzata 2 o 3 volte e mi sta piacendo, non è male, fa aderire molto bene lo smalto, e devo dire che quando ho applicato lo smalto, perché l'ho utilizzata anche da sola, mi è durato molto, quindi per ora mi sta piacendo. E poi questa del DP2 Long Lasting Base Coat, questa qui, questi pagati tutti più o meno sui 2 euro, sapete più o meno i prezzi. Poi da questa pone ho preso 2 prodotti make up. Allora, uno volevo provarlo da tanto tempo perché se ne è parlato veramente allo sfinimento di questo prodotto, poi c'è stato un periodo che non si trovava più, adesso l'hanno appunto rimesso, credo, un po' in giro, ed è appunto di Maybelline il correttore Instant Anti-Age Concealer, questo qui, il correttore cancella età, che come vedete sto già utilizzando, perché ho terminato quello di L'Oreal e quindi ne cercavo un altro. Niente, quindi lo sto utilizzando, l'ho messo anche oggi e mi piace veramente molto, devo dire. Ho azzeccato anche la tonalità, che in realtà sono soltanto 2 le tonalità che fanno. Io ho preso la nude, quindi è quella che più o meno mi garbava di più, e ci ho azzeccato. Devo dire che mi piace anche come erogatore. Io vado direttamente
nel contorno occhi e poi magari lo vado a stendere meglio con il pennello. Devo dire che mi piace molto, l'ho preso anche perché era in offerta da quel sapone, credo 6,90, quindi per ora mi sta piacendo, poi più in là vi saprò dire come, se mi trovo meglio o peggio. E poi ho voluto prendere, perché comunque ne sto terminando un po', il nuovo mascara di Rimmel, il Volume Shake. Questo super mascara che è veramente un bel boccione, bello grosso, che appunto ha questo sistema che diciamo non dovrebbe seccarsi, dovrebbe durare di più il mascara, ha questo appunto sistema di shakeraggio. Quindi prima di applicarlo basta shakerarlo ed è come se si utilizzasse per la prima volta. Io ancora non l'ho utilizzato, però sicuramente ne avrete viste di cotte e di crude in fatto di video, in fatto di recensioni, quindi non sono la prima e nell'ultima che ve lo fa vedere. Ed è questo qui. Allora, lo scovolino è molto semplice, devo dire che gli scovolini così semplici a me garbano molto, quindi mi piace, mi piace. Lo inizierò ad utilizzare. Adesso sto utilizzando sempre quello di Wycon che mi piace molto e sta quasi per terminare, in alternativa a quello della Sien che avevo comprato al Lidl, che non è male, però non è un granché. Ecco, quindi fra un po' inizio ad utilizzare questo. Poi, ieri mi è arrivato un pacco. Vi avevo già accennato nel video precedente che appunto aspettavo questo pacco qui. Ho fatto un ordine sul sito Qualicos. Qualicos è un marchio bio. Avevo uno sconto del 35% e quindi ho approfittato per provare dei prodotti che tra l'altro non hanno un costo eccessivamente alto, quindi già non costano tanto. Poi con lo sconto del 35%, che è una bella percentuale, ho voluto provare. Allora, vi faccio vedere cosa ho preso di questo marchio qui. Prima volta che acquisto questo marchio, quindi non vi so dire. Allora, primo prodotto, poggio per terra. Ho voluto prendere perché comunque è un prodotto che si utilizza sempre, quindi uno di scorta ci deve stare sempre, il sapone intimo. Uomo-donna, c'è scritto, al timo e all'albero del tè. Molto interessante, lo hanno usato e la profumazione mi piace molto, bella fresca, arricchito con lavanda, menta e rosmarino. Quindi questo qui, questo bel boccione da 2,50. Questo costava già 5,24 euro, che comunque è un prezzo abbastanza normale per un intimo bio, pagato 3,41 euro, quindi quanto uno da supermercato. E ho voluto prendere questo. Poi questo prodotto che mi intrigava particolarmente, ho aspettato un po' prima di utilizzarlo per farvelo vedere, ma devo assolutamente cominciare. È all'argan, l'olio di argan fluido collo e décolleté. Per la nostra zona che l'estate mettiamo in mostra, quindi bisogna tenerla bella idratata ed è questo qui. Lo devo cominciare subito. Quindi togliamo via la scatola. Questo costava 9,33 euro, ma questo è senza IVA perché io ricordavo di meno i prezzi comunque. Sì, forse sì, boh, non mi ricordo, no, ma forse no, non credo. Comunque, 9,83 euro, 6,39 euro, quindi prezzi veramente bassi. Ricordavo che costasse sulle 12 euro, quindi non so come mai stanno sti prezzi. Comunque, se andate sul sito Qualicos scritto così, potete andare a vedere voi stesse i prezzi. Quindi questo fluido qui che mi interessa molto, ne ho sentito parlare bene, quindi lo volevo provare. Poi ho voluto prendere diciamo un kit che in realtà poi hanno sbagliato a mandarmi il contorno occhi. Scusate un attimo, forse perché non era più disponibile, me ne hanno mandato un altro in sostituzione, però non lo mando indietro, alla fine è sempre un contorno occhi, proviamo questo. Allora ho preso la crema viso anti-age pelli miste, sempre all'argan, che è appunto questa, vedete,
Avevo preso il contorno occhi sempre all'olio di argano della stessa linea, però mi hanno mandato, allora questa pagata 7,30, però ricordavo di più, ragazzi, non lo so, c'ho sta cosa che ricordavo di più. Mentre sempre 7,30 il contorno occhi mi hanno mandato questo di quest'altra linea, però fa niente. Cosmonatura fitocrema contorno occhi. Proviamo questo, chi se ne frega. Ed è questo qui. Io questi però li avevo presi perché li voglio provare quando finisce l'estate, perché per adesso sto utilizzando altro, comunque fa caldo, quindi credo che sia una crema anche un po' più corposa, quindi sicuramente la utilizzerò d'estate, d'inverno. A fine estate li voglio utilizzare insieme questi due prodotti, quindi ve ne parlerò durante l'inverno, quindi più in avanti. Quindi questi quattro prodotti, c'era un omaggio, in omaggio c'era l'acqua di rose, però l'azienda ha avuto dei problemi con l'acqua di rose e quindi non ha potuto mandare più l'acqua di rose come omaggio e l'ha sostituito comunque con un altro prodotto e mi hanno mandato, che alla fine mi è andata bene comunque perché io l'acqua di rose la utilizzo come tonico, e loro mi hanno mandato appunto il fitotonico rinfrescante, ginseng e rosa canina. Quindi l'odore è molto buono. Quindi mi hanno mandato comunque questo, che è interessante anche come prodotto da provare, quindi ci sta bene. Quindi pensate un po', 35 euro, 35% di sconto, e questo prodotto omaggio. Ho pagato 30 euro tutto, quindi ragazze, veramente poco, quindi ero veramente curiosa. E ci sono quattro campioncini, crema cos'è? Crema viso anti-age, pelli miste 2, che credo sia quella che poi sì ho comprato, quindi potevano anche mettere un'altra cosa. Però crema corpo vellutante all'olio di argan e anche questa, quindi due di crema corpo e due di crema viso. Niente ragazze, questi sono i prodotti che ho acquistato. Io vi farò sapere subito come mi trovo appena inizio a provare tutto questo, sono davvero curiosa, quindi lo utilizzerò da subito e vi faccio sapere come mi trovo, perché mi sembra un prodotto davvero davvero interessante. Niente ragazze, io vi saluto, spero vi abbia dato qualche spunto per i vostri acquisti e ci vediamo al prossimo video. Ciao.